Finita l'allerta rossa, ma non la pioggia, che non smette di preoccupare in particolare il territorio piacentino, duramente colpito nelle zone collinari e montuose, la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna rinnova l'allerta dal 28 novembre a mezzanotte per altre 24 ore, mentre rimane il grande interrogativo della sistemazione di strade provinciali interessate da smottamenti e cedimenti che in alcuni casi hanno causato l'isolamento di interi comuni. Grave la situazione a Ferriere, ma non solo, isolato il comune di Predalbora. Causa della pioggia torrenziale, prima parte della strada e poi l'intera carreggiata è stata portata via, che si unisce anche al fatto che in particolare nella Valnure abbiamo dei disagi per quanto riguarda la viabilità, perché molte delle strade che portano alle frazioni, ma anche la strada principale che la attraversa, in questo momento sono mal servite appunto a causa del maltempo. Siamo in una situazione di estremo disagio, anche perché nel nostro caso io non posso andare nella sede aziendale, non mi è possibile attraversarla se non a piedi. Diciamo che il Piacentino è molto colpito, la zona della montagna soprattutto, e questo è difficoltoso per un territorio già difficile da vivere, perché le strade sono arterie di comunicazione importanti per chi lavora e per chi ci vive. Dobbiamo aspettare la risposta, ma mi metto nei panni delle amministrazioni che stanno attendendo il passaggio del maltempo. Purtroppo è difficile fare bilanci attualmente perché la pioggia c'è ancora, finché il terreno non si asciuga non si possono fare degli interventi. Quello che uno può, come me, può augurarsi è che comunque i cittadini vengano informati debitamente dei modi e dei tempi in cui queste situazioni verranno a risolversi, perché se uno deve riavviare la propria attività è impensabile che per lunghi mesi queste strade rimangano chiuse. Ormai il conteggio dei danni ha portato la provincia a quota 1,5 milioni di euro. Duramente colpita anche la statale 45, con voragini e cedimenti della strada, come in prossimità della galleria di San Salvatore verso Piacenza, ma anche fango che ha invaso la carreggiata e il temuto rischio della caduta massi. Ancora non si sa quando sarà possibile ripristinare le comunicazioni, ma ora si spera che i danni non aumentino. Le frane hanno colpito anche Follica, Taragna, Proverasso, Cassimoreno e Vaio di Centenaro.